vita, e dopo questa prima e unica manovra eseguita da tutti e 10 i nostri MP 339 contemporaneamente, la prossima sarà la prima ed unica separazione di cui la formazione si separerà in tre sezioni, ma questo avverrà non prima del primo cambio di configurazione. Con i 7, con i 8 stringono, con i 9 e con i 10 si allunano sull'asse centrale a disegnare il tradizionale rombo o diamante della pattuglia acrobatica nazionale al vertice di capo formazione della stagione 2022, la maggiore Pierluigi Raspa incastrato al centro del nostro diamante, con il numero 6 il maggiore Franco Paolo Marocco a chiudere in posizione di codino, abbiamo pony numero 10. Andiamo su dalla voce del leader, il diamante punta dritto verso il cielo azzurro sopra Marina di Massa, ed ecco la prima spettacolare avventura. Sostenere il volo a testa in giù fino a sua manovra dalla voce della capa formazione. Rotazione dei gregari per la manovra del ventaglio. Principale che in questo momento si sta separando perché è arrivato il turno della manovra, simbolo della passione e della dedizione degli oltre 40.000 uomini e donne dell'aeronautica militare. Le Frecce Tricolori sono tra i pochi team al mondo ad eseguire questa manovra dal basso verso l'alto, cosa che ne complica notevolmente l'esecuzione, ma noi come da tradizione ce la godiamo sulle note del con te partirò. Con te partirò, ai giri che non ho mai, e vedo con mi sotto con te, ad esso sì.
dove partirò la voce di Bocelli, non ci prepariamo. Solitario. Spettacolare. Nazionale, ma noi guardiamo a sinistra ancora una volta. Per turno il nostro solista, con un uomo. Non è bianco. Positiva. Per forza la prossima, la pancia. 360 gradi di tirata per mantenere la quota livellata. Segna questo cerchio perfetto sull'acqua di Marina. Di Massa andando a concludere in questo istante la tirata per la sinistra. Abbraccio dedicato a tutti voi presenti qui. Va a ricongiungere, ma ancora una volta prima davanti a noi sta tornando il solista, forse la pancia, ma non è l'altro, che va vivo con il fumo bianco, sale su, arrampicandosi verso il cielo, in questo momento sta facendo la velocità, in diminuzione sul suo manovre, ancora più su, ci va a fermare, e poi invertire in modo che la lancetta è il suo attivo, si scatta letteralmente cadere all'interno del suo stesso fumo. Signore e signori, questa è la campanata del nostro solista. Momento di presentarvelo, questo era il l'Oxopo, il numero 10 della pattuglia acrobatica nazionale. Facciamo un grande applauso al nostro solista, il maggiore Massimiliano Salvatore. Grazie. 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 Grazie.
rotazione degli interni, con il numero 2 capitano Alessandro Sommariva, con il numero 3 capitano Simone Farfarillo, sul 4 e sul 5, poi scavalcato di nuovo da Ricchia per prendere la posizione, poi il comando del maggiore Raffa a chiamare il raggiungimento della body che è stata vista e poi il suo countdown ai suoi gregari che non se lo lasciano. Siamo praticamente circondati in questa fase dai velivoli della pattuglia acrobatica nazionale. Allora è arrivato per voi il momento di scegliere il vostro pony preferito e seguirlo in questo mezzo luring, poi inversione, affondata, per poi andare a livellare e puntare il centro della display line. E allora, signore e signori, preparate le fotocamere, saranno 9 direzioni, 3 livelli di separazione verticale per l'incrocio mozzafiato della bomba. Voi preparate le fotocamere perché è arrivato il momento di scattare la foto del giorno al vento tricolore dei nostri mattini. Dalla indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti. Musica!